Più che buono l'allineamento con Plinio Mail che parte leggermente discosto dalla seconda fila, prende velocità il mezzo meccanico, la chiusura delle ali, partiti. Emerge Orzata Jet al comando, vuole correre davanti, ma viene subito attaccato da Nicholas F, che come era nelle previsioni sfila al comando. Il lancio in 13.3 con all'esterno anche l'avanzata subito di Hidalgo Jet, anzi no, del numero 4, 9 squalificato, numero, 5, numero 11 squalificato. Primo quarto in 26.6, comanda sempre il numero 6 di Nicla SF che continua a menare la danza, acquisendo anche un buon vantaggio nei confronti di Orzata Jet, di Orissa Cup, intanto cerca di farsi sotto anche Lindenberg Griff, 42 e mezzo il passaggio ai 600 iniziali, con ora metà corsa in 58.5, si viaggia da 1.13 abbondanti, 15.8 la frazione. Nicholas F ha messo 4-5 lunghezze di vantaggio dal resto della compagnia e continua di buona lena a comandare la corsa. Va a rifinire il chilometro passato sul piede in un velocissimo 1.13.2 con 14.7 dalla frazione. In seconda posizione sempre Orzata Jet che precede Orissa Cup, lungo i berilli e Lindenberg Griff, attacco della piegata finale, i tre quarti in 1.28.2, 15 di frazione, ora si fa sotto Orzata Jet che ricuce il gap, anzi va ad attaccare il battistrada di Nicla SF prima dell'ingresso addirittura di arrivo. Intanto all'esterno si affacciano Paola ZN e anche Hidalgo Jet, ma è Paola ZN che viene su con passo superiore, passa Paola ZN e Gaetano Di Nardo vanno a siglare questa sesta corsa nei confronti di Lindenberg Griff che lungo i birilli va a conquistare un ottimo secondo posto a precedere Orzata Jet che deve adeguarsi in terza posizione. 1.59.5, 1.14.7 il ragguaglio cronometrico, 31.3 per l'ultimo quarto, 16.1 l'addirittura di arrivo, il replay con la vittoria di Paola ZN, Gaetano Di Nardo al secondo posto, il numero 1 di Lindenberg Griff, al terzo il 3 di Orzata Jet. 12.1.3 il probabile ordine d'arrivo numerico ed ufficioso per questa sesta corsa dall'ippodromo d'Abruzzo.